purtroppo piangiamo, sì, perché è il primo verbo da dire. Piangiamo per questi nostri giovani che purtroppo incontrano solo la morte, ma la terribile morte. Piangiamo, ma allo stesso tempo siamo vicini alle famiglie, perché in questo momento la fede ci dice che i nostri ragazzi sono con il Signore, ma le famiglie sono qui, nel dolore straziante, inconsolabile. E noi, mentre preghiamo per loro, siamo vicini con l'affetto, con la partecipazione del cuore, cercando di prendere un po' su di noi, anche se è possibile, il loro dolore. Intanto, però, vogliamo anche dare un messaggio di speranza. Ce lo chiedono questi fratelli che sono morti così tragicamente. Ci chiedono di dare un messaggio di speranza. E ci dicono: amate la vita, rispettate la vita, gioite nella vita. Conoscevo bene questi due ragazzi che ora non ci sono più, purtroppo. È il caso di dirlo, li ho visti crescere, perché quando arrivai qua avevano 10 anni, sono morti oggi che avevano 21 anni, quindi una tragedia immane, grande sofferenza, grande dolore, però dobbiamo solamente chiedere al Signore che dia la consolazione di cui abbiamo bisogno, senz'altro a noi come comunità, ma soprattutto alle rispettive famiglie, soprattutto ai genitori. Il messaggio senz'altro è quello della prudenza, non bisogna mai peccare in mancanza di prudenza, perché basta poco per perdere la vita, insomma, no? E l'altro messaggio è quello di sentirsi sempre legati e affezionati alla vita, perché la vita è sempre un valore inestimabile e sacrosanto. È una giornata tristissima, perdiamo due angeli, due giovani, ma io menzionerei anche gli altri due, in quanto tutti e quattro, sia Roy che Mattia, ma anche Francesco e Bilal, avevano punti di riferimento con questa comunità, una comunità colpita pienamente da questa immane tragedia. Piangiamo quattro giovani, ventenni, neanche qualcuno, davvero una giornata molto molto triste. Dobbiamo riflettere tutti, le istituzioni, le famiglie, ogni cittadino deve riflettere questo sacrificio, diciamo così, non deve passare inosservato. I giovani devono riflettere su quelli che sono i rischi, i pericoli della strada. Lo abbiamo fatto nel passato, delle lezioni, delle giornate a tema le faremo in futuro, con la speranza appunto di portare un piccolo aiuto a tutti questi giovani e alle loro famiglie.